Grazie signora Prego. Presidente. Credo che l'enfasi e la passione del ministro, dell'ex ministro, nonché presidente oggi del gruppo di Forza Italia Renato Brunetta abbia colpito un po' tutti. Da un punto di vista politico vorremmo capire tutti insieme in quest'Aula se la posizione del gruppo che rappresenta è quella che ci ha esposto oggi il capogruppo Renato Brunetta per Forza Italia o quella che abbiamo letto oggi da parte del vicepresidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, in cui ha detto che il suo cuore non mi sembra battere per Tsipras. Ma indipendentemente da questo, mi sembra, visto gli ultimi due interventi, mi sembra che, signor Ministro, il Governo abbia espresso una posizione che in quest'Aula noi condividiamo. Sì all'accordo, ovviamente, fino all'ultimo momento, perché non c'è solo in gioco il destino della Grecia o di quelle famiglie, lo ricordo agli amici di 5 Stelle, loro vogliono il futuro. Io mi auguro che il futuro non siano quelle immagini drammatiche di famiglie che fanno la coda al bancomat per prelevare al massimo 60 euro, o quelle famiglie che oggi vedono a rischio il futuro loro, dei propri figli e di una, o delle imprese che vedono a rischio, mi scusi, non sto dicendo cose... Colleghi, per favore. La possibilità di pensare che ci possa essere un futuro e un futuro in un'Europa, e su questo ha ragione Renato Brunetta, che tutti noi abbiamo voluto e con passione abbiamo cercato di costruire in questi anni. Io credo che due siano gli insegnamenti molto sintetici che questo, quello che è accaduto in Grecia in questi giorni ci danno. Il primo, è evidente, ha ragione il Presidente Boccia, che l'Unione Europea e l'Europa è fondata innanzitutto non su un patto tra burocrati, ma innanzitutto su un grande patto politico, fatto tra i diversi paesi che, proprio perché vogliono un'Europa che dia un'opportunità per tutti, gli Stati Uniti d'Europa, si sono date delle regole. E le regole sono la declinazione di questo patto politico. Le regole si rispettano, oppure si cambiano, e si cambiano insieme. Ci sono delle regole che noi, che ci siamo dati come paesi aderenti all'Europa e che in questo Parlamento, in discussioni, abbiamo non condiviso e diciamo che bisogna cambiare, per esempio il patto di Dublino sull'immigrazione, piuttosto che le grandi discussioni che ci sono state da un anno a questa parte del passare dalla crescita, dall'austerità e dal rigore alla crescita. Bene, si lavora proprio perché si crede in Europa e si vuole che l'Europa non sia dei burocrati ma delle opportunità, perché queste regole si possano cambiare. Ma nel momento in cui queste regole ci sono, la possibilità di una coesione politica è anche nell'aiutarci a rispettare le regole che ci danno. Solidarietà, forse se c'è una cosa su cui ha sbagliato l'Europa, alcuni paesi dell'Europa, è nel 2009 quando la crisi greca è scoppiata. Allora la parola solidarietà, con le dimensioni che aveva quella crisi greca nel 2009, poteva essere la solidarietà che diventava una responsabilità politica dell'Europa che si assumeva i comuni bisogni e le comuni difficoltà dei paesi. Non si scelse quella strada e oggi siamo di fronte ovviamente alle situazioni a cui siamo di fronte. Però la solidarietà vuol dire anche, e l'aiuto anche, si esercita nel rispetto delle regole. Non è spiegabile a un cittadino italiano che va in pensione a 67 anni che deve contribuire a pagare il debito pubblico greco per un cittadino che va in pensione a 61 anni o a 55 anni con il 90% dello stipendio. Non è spiegabile che l'incidenza della spesa previdenziale greca nel 2009 era del 12%, nel 2012 è stata del 17% e se oggi non si interviene sarà del 25%. Non perché ci vogliamo interessare delle politiche della Grecia, ma perché se siamo in un'Europa delle opportunità ed in un'Europa anche delle regole comuni, ovviamente le opportunità e le regole devono essere per tutti, altrimenti si creano cittadini di serie A o cittadini di serie B. E quante volte ci siamo battuti in quest'Aula perché l'Italia potesse vedere rispettate le proprie regole come agli altri. Infine, la seconda lezione, e concludo, è molto semplice, forse è una lezione per tutti noi che facciamo politica e che siamo qui a rappresentare i cittadini italiani. Che cosa è accaduto politicamente? Che Tsipras ha conquistato la volontà degli elettori e il potere democraticamente facendo discorsi e promesse che si sapevano tutti erano irrealizzabili. Le ha fatte con grande enfasi, ha preso democraticamente il consenso dei propri cittadini, ma quando poi vai a governare, quando ti assumi la responsabilità e ti viene data la responsabilità del governo, è evidente ed è stato evidente davanti a tutti che quelle promesse, quella demagogia, quell'enfasi che ha creato consenso
è andata contro non l'interesse politico di Tsipras, ma l'interesse politico, l'interesse del bene comune dei cittadini greci. Allora la lezione che dobbiamo imparare da queste cose è che con responsabilità, nella diversità reciproche di idee, cambiamo l'Europa, non cambiamo l'Europa, gli usciamo dall'euro, il no euro, le promesse demagogiche, i Podemos, i 5 Stelle, le diverse leghe, ovviamente possono anche conquistare momentaneamente il consenso dei cittadini, ma se la politica ha la responsabilità del bene dei cittadini, è evidente che poi si ritorce contro quell'interesse. Quelle famiglie sono esattamente quelle code ai bancomat. Quel disastro umano ed economico è esattamente la conseguenza, e ho concluso, di una politica demagogica e populista che non può avere, lo può avere se i cittadini la votano, ma non può avere una responsabilità e una dignità politica nell'Europa e nell'Italia del futuro che vogliamo costruire. Grazie.